Un incidente davvero tragico, quello che è accaduto ieri sera, che ha funestato buona parte del Gargano, tre comunità, San Nicandro, Vico e Ischitela, che piangono quattro vittime. E un pensiero particolare va a Matteo Giovanditto, il nostro compaesano, che è una persona conosciutissima, un docente della scuola primaria, che lascia un vuoto incolmabile, siamo tutti increduli. La strada a scorrimento veloce del Gargano si rivela ancora una volta strada della morte. È il momento di fare qualcosa sicuramente per tutelare la percorrenza di quell'arteria, che è un'arteria importantissima, soprattutto nel periodo estivo.